complimenti, signor Franco. Guardi, tutti i suoi innesti sono riusciti perfettamente. Vorrà dire che se un domani avrò bisogno di lavorare, un mestiere ce l'ho. Oh, non ci sarà questo pericolo, signor Franco. Finché c'è l'industria di suo zio, non ha bisogno di lavorare. Guarda questi crisantemi, che meraviglia. Guardi i petali, la corolla, lo stelo, le foglie. E la gente ha il coraggio di dire che portano sfortuna. Ma come si fa? Questo poi è meraviglioso, gli manca la parola. Lo zio è morto. Prego? Franco. Mamma, che cosa è successo? Lo zio è morto. Ma tu non lo sapevi? Sì. E allora perché non me l'hai detto? Ne stavamo parlando adesso dello zio. Ma lei non me l'ha chiesto. Allora, secondo te, io tutte le mattine dovrei chiederti se è morto lo zio? Sì. Quando è successo? Stamattina alle 9. Ha sofferto molto? No, il cuore. Sai, certe cose alla sua età non poteva più permettersi. Va prima a salutare lo zio. Ma non è detto che è morto? Ma sì, l'estremo saluto alla salma. E poi vai subito in ditta dove ti aspetta l'avvocato Randolfi. Cosa ci vado a fare dall'avvocato Randolfi? Tu non ti rendi conto che l'azienda adesso è nostra e tu devi prendere il posto dello zio Fortunato? Eh già, mi ritiro in una fabbrica di carni scatola. Ma sarebbe ora che tu ti guardassi intorno e non pensassi soltanto ai tuoi fiori, alle tue begonie che fioriscono in primavera. Le begonie fioriscono fino in autunno. E poi in ogni stagione dell'anno fioriscono delle piante. La carni scatola non fiorisce mai. Comunque io dallo zio non ci vengo, Mi faceva impressione da vivo, figuriamoci da morto. Sempre, vale a dire, glielo dicevo sempre, delle possibilità alla sua età umane. Certe cose non si possono più fare, invece lui niente. 5 secondi, tutte le mattine sempre la stessa cosa, 4 tutte le mattine sempre la stessa cosa, la a 66 anni, più da Milano. Ah, la puttana veniva da Milano. Ma cosa stai dicendo? Un giorno tuo zio veniva da Milano ogni mattina in bicicletta, capirai, sono 40 chilometri, e così stamattina il cuore non ha retto. E a metà strada c'è rimasto secco. Ma in ogni modo, adesso il povero zio Fortunato è morto, non c'è più. E tu hai ereditato tutta l'azienda. Questo è il tuo posto. No, no. No, non ci siamo capiti. Io nella mia vita ho già deciso che cosa fare. Quel posto lì è suo. E di quelli che, come lei, hanno deciso di morire tra i timbri, i telefoni, le scartoffie e i fiori di plastica. Che mi fanno incazzare! Non sopporto i fiori di plastica, non li sopporto! Mi fanno incazzare! Avvocato! Ma cosa c'è? Cosa fai di sdraiato? Si alzi! Ma sei tu che sei sdraiato! Avanti, tirati su! Sì, già, sono io che sono... Ma cosa ti è successo? Mi scusi, no! Mi scusi, ho avuto un momento di smarrimento. Ci fumi una sigaretta? No, no, Franco. No, no, la fumi. Vedrai che le passa. Grazie.
Quello che ti volevo dire è che negli ultimi tempi la situazione della fabbrica si è molto aggravata. Fra gli scioperi, l'assenteismo, l'inflazione, le tasse. Per fortuna però tuo zio stava per concludere un grosso affare con la Bolivia, il Perù e la Colombia. E noi potremmo ottenere la fornitura di 500.000 scatole di carne per i loro eserciti. Ma adesso che il povero zio Fortunato non c'è più, tocca a te. Io dovrei portare la carne in Bolivia. Ma no, per avere le esclusive e battere la concorrenza bisogna consegnare 100 milioni di lire ad una certa persona di un certo ministero e devi portarglieli tu, subito, altrimenti l'affare va per aria. Perché non glieli consegnerei, scusi? Io? No, non è possibile, io non devo sapere niente, nessuno deve sapere niente. Questo è un affare che va trattato direttamente tra il sottosegretario Ventimiglia e il titolare della ditta, che in questo caso sei tu. Ah, ho capito, lei mi ci manda però non lo sa. Guarda, devi partire subito e mi dispiace che purtroppo non puoi partecipare nemmeno alle esequie. Mi dispiace. Mi dispiace veramente. Sì? Come mi dispiace. Ah, sì, sì, faccia entrare. Va bene. Chi è? C'è una commissione di operai. Fa piacere. Sono contento. Fa piacere. Buongiorno, signor Colombo. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui per farle tutte le nostre condoglianze, anche a nome degli altri. Grazie. E vogliamo anche dirle che confidiamo molto in lei perché prenda il posto di suo zio e mandi avanti la nostra fabbrica. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, ma insomma lei è giovane, è molto in gamba. Noi siamo 500 operai, che significa 500 famiglie. Ho capito. State tranquilli. Provvederò. Grazie. Grazie, signor Colombo. Scusi se ci siamo permessi. Scusate il guanto, eh? Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Mi dica, allora, cosa devo fare? No, è semplice. Sta attento, eh? Ecco, qui dentro ci sono i 100 milioni, tutti i biglietti da 10.000 e tutti usati. Contali. Non potevamo fare un assegno? Andiamo, Franco, non fare l'ingenuo. Ma ti pare possibile che per un affare di questo genere il sottosegretario prendeva un assegno? Avanti, contali. Uno, due, ecco qua. Tre. Questo è il biglietto dell'aereo, 4, eh? 5, 6. All'aeroporto di Fiumicino 8, troverai 8, la Citroën. 9, 10, domani 11, mattina alle 10 11, dovrai essere al ministero. 10, 11, 12. Partirai 13, dalla Malpensa. 14, 15. Volo 16, a Zeta 743. 743, 743. Oh, per la notte poi. 745, ah, ti ho prenotato lì. 746, 740. 340. 341, 342. Come ti ho detto, troverai la Citroën 344, e qui ci sono le chiavi della macchina. 345, 345, 345, la macchina è targata Varese. 347, 347, e il numero è 44, 99, 72. 73, 74, 75. Posteggio numero 4. 5, 6, 7, 8. E mi raccomando, 9, non abbandonare 10, mai questa valigia 11, per nessun 12, motivo. 13, ricordati 14, che da te dipende la 15, sorte di 500 16, famiglie. 16, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Alitalia, è in arrivo da Milano volo AZ742. I passeggeri in transito sono pregati di recarsi all'uscita numero 2. Alitalia, arrival flight 742 from Milan. Passengers are kindly requested to go to the gate number 2. Qual è nella mia automobile? Ma quale duo? Sta maglia è mia. No, guardi che questa automobile è la mia, eh. Controlli il numero della targa, guardi.
44, 99, 72. Ma che te sta a inventare, Nino? Sta maglia è mia. Scusi, no, venga a controllare. Guarda. Ah. Controlli. Questo mi sta a far perdere tempo, eh. Vede? 44, 99, 72, corrisponde. Ho lasciato la macchina mia qua. Io ieri sera ho lasciato la macchina mia qua prima di andare a Parigi. Ma è sicuro che... Ma come sicuro? L'ho lasciata qua? Non so come fate, le prendo in tassi per andare a Roma. Ma c'ho solo franchi francesi, c'è una lira. Come faccio? Non so, io se vuole... Mi potrebbe prestare 10.000 lire. Ma io ci devo andare a Roma, se vuole le do un passaggio. Vabbè, va. Guarda sti disgraziati. Tutto a posto, serve a qualcosa? Beh, veramente il signore... Io sono visto il signore, appena arrivato lo devo portare a Roma. Ah, va bene, arrivederci. 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 Perché gli ha detto che lei è il mio autista, scusa? L'hanno guardato male, dammi retta, l'hanno guardato male. E perché? Perché ti hanno visto vestito così, no? Ma come sono vestito? Sei vestito un po' stranuccio, te pare. Ma sei regolare, te. Ma cosa significa regolare? Vuol dire sì, mi posso fidare. Guarda, io sono venuto a Roma perché domani mattina ho un appuntamento al ministero, Ah, vabbè, va. Portami a Roma. Ma che guido io? No, no, guido io. Guida piano, eh. Io mi chiamo Franco Colombo. Ah, Cecioni Quinto. Piacere. Molto lieto. Come mai da Parigi? Ah, a Parigi ci sono dovuto andare... Insomma, un congresso. Congresso dei dottori, capito? Ah, è medico. Senta, io accuso spesso un forte dolore qui alla fronte, forse sinusite. Come consiglia di... No, io di quelle malattie là non me ne intendo. Io sono dottore di... come si chiama? Dermosifilitico, capito? Prego? Scusi, eh? Che mi occupo delle malattie del cazzo, insomma. Ah, ho capito, malattie non importanti. Ah, porca miseria, si è accesa la spia, è finita la benzina. E allora? E allora bisogna spingere. E chi spinge? Scendiamo e spingiamo. Ma scusa, spingi te, io sono ospite qua. Vabbè, ora direi che spingerò io. Non sta bene, non chiave niente. Dammi la valigetta. No, no, la tengo io la valigetta. Dammi la valigetta, se spinge meglio senza. No, 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 la tengo io, spingo ugualmente. Vabbè, contento di... Vai! Forza, forza, forza! Guarda che mi tocca fare. Se tu mi davi 10.000 lire, avrei preso il tassì e da poco che stavo a Roma io. Non lo sapevo io che la macchina non aveva benzina. Non è mia, del mio avvocato. Aspetta, potevi informare. Allontano il distributore? Sta a Roma. Quanti chilometri ci sono? Su sta strada sono 35. Ma se piamo il raccordo anulare sono 70. Ma è meglio perché non c'è traffico, vuoi andare più veloce. Ma che c'è la radio qua? Ma che cosa ne so io se c'è la radio o no? Le ho detto che la macchina non è mia. Poi non ho voglia di parlare, sto spingendo, sto facendo la fatica della Madonna. Oh, la radio c'è, attenta, vado per là, io me rompo il cazzo qua, Oh, a Longobardo, ma è l'ora che stai qua? Ma non ho capito quanto dicevo. Ma se posso sapere quanto benzina porta la macchina tua? La taxi driver, la tua quanti stronzi porta, no, Io sono solo. Anzi, ho fatto pure tardi. Ah, sì, allora vattene, va. Ecco che è meglio, va. Va, corri. Guarda tu che gente. Vaffanculo, va. Questi qua, quando vedono uno che ha la fascia come la tua, capace che se gli finisce la benzina, te fanno pure spingere la macchina. La roba da matti. Mi dà dei che sono stanco io. Ma perché? Che faccia ho? La fascia di uno che spinge.
Lo zio è morto improvvisamente e così io sono diventato titolare della ditta. Carne in scatola colomba, presente? Ah, qua merda che danno i carcerati. Hai ragione, non piace neanche a me. Io lo uso per concimare. Come carne in scatola è uno schifo, ma fa certi gerani. Io sono appassionato di fiori. Ah. Ma lei come fa a sapere che la danno i carcerati? Perché sono stato un anno e mezzo in galera. Ah, come dottore, no? A proposito, lo doveva denunciare il furto della sua automobile alla polizia. Ma quale polizia? Quale polizia? Con tutti i cetrioli che ci hanno da sbucciare. Cetrioli? I cazzi. Si sta affastidiando la valigetta, la posso leggere? No, 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 grazie, sono abituato. Grazie. Senta, signor... Quinto. Ah, quinto perché è il quinto fratello? No, io sono quinto ma sono nato per secondo. Poi il terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo. Poi c'era pure settimio, ma nell'altro 2 mesi hanno buttato al cesso. Oh, mi dispiace. Vabbè. Mi dispiace veramente, guarda. Ho capito che ti dispiace, che volevo fare? Insomma, mi dispiace. Suo padre faceva ragioniere? No, mi pare guidava un tassì, si chiamava Guido. Giusto. Senta, siccome non sono pratico della città, le spiacerebbe indicarmi una trattoria dove si mangia bene? Mo te porta un posto dove si mangia che non si batte, dal buio a caro. Ma prima ti dispiace passare per l'euro, c'è mia sorella che lavora a Luna Park. Cosa fa? Il fenomeno vivente? Ma quale fenomeno? Quale fenomeno? In certo senso è un fenomeno. Poi la vedrai. È una brava ragazza. Tutta casa a Luna Park. Mi fa piacere. Sono contento, mi fa proprio piacere. Piacere. Ah, Marino, ma non è che mi stai a piacere per culo, no? No, no. Guarda lì c'è, tu fratello! Finalmente! Fatto abbraccio, quanto che bella! Te posso presentare Colombo Franco, è l'industriale di Milano. Poi fabbrica la carne scatola su, nel nord. Te vuoi invitare a cena, insieme a me. Se vuol venire a cena con noi. E che io non ho ancora finito qua con l'orario, come fa? Dai, chiedi al principale, l'amico mio, tutti i piaceri che gli ho fatto, mica devo dire nonno. E poi a me mi va bene un bolacciuno. Sor Gigi, senta, ci sarebbe mio fratello con un amico suo, vorrebbero che andassi a cena con loro, posso andare via prima? Andare via prima? E mi dispiace, ci manca un'ora e mezza, me devi dire che cazzo vai anche a fare tu qui, a rompere i coglioni. Ma te incazzà, ma te incazzà! Sorella, io qua per lavorare, non per rompere. Ma chi ti ha chiesto niente? È andato a fanculo tutto e due. Stasera Gigi è nervoso, se vede che ha fatto un cazzo a mia sorella. Vabbè, non famo piazzate. Ah Silva, ma come devi ammettere l'ha lasciata lavorare prima? Ma oh, che tu hai lavorato per una buffonata? C'ha ragione Sor Gigi! Oh, ma tu devi lavorare! Tu. C'ha ragione lui, ma no! Ma fidato tu, ma vedi questo! Poi abbiamo la volontà di a casa! Ma se posso sapere che stai a dire? Perché la metropolitana? La tua sorella l'accompagno io a casa. Tu è meglio che te ne vai, guarda. Perché? E mia sorella è meglio che la assista. No, perché la devi lasciare? Perché mi sorella non va con uno che dà da mangiare i pesci. Che c'è da dire su quelle che danno da mangiare i pesci cani? È un lavoro onesto, capisci? È un lavoro che si guadagna e tua sorella io la posso mantenere. A Charlie Bronson fa un struzzo, eh? Vabbè, tira va. Tira! Scava. Sgancia, sgomma. Ecco, bravo. Avrà! Andiamo! Che robe? Ho comperato dei fiori per sua sorella. Hai capito com'è Caruccio? Silvani, sono per lei. Te. Grazie, lei è molto gentile. Te credo. Arrivederci. A presto. E poi è inutile che alzi tanta burbera, perché a me mica mi sta bene che mia sorella si metta a giocare che palle tua, capito? Ah, che palle mia? Ha sentito che ha detto tu, fratello? E beh, c'ha ragione. Ma che ragione, ragione? E mi pare, una volta che vi chiedo un favore. Io mia sorella qui l'ho gnato davvero. Io per lei cerco un bravo ragazzo che ha studiato, anche del nord, magari pure industriale. Beh, al nord i ragazzi ce ne sono. Avete lasciato questa? La mia cartella! La mia valigia! Grazie, molto gentile. Ecco. Grazie mille. Vuol venire a cena con noi? Ma quale cena? Va a lavorare, va a dare i pesci cani alla cena, va.
Beh, è stato gentile, mi ha riportato la valigia. È un ruffiano. È una persona squisita, ah, scusi, mi ha riportato la valigia. Se voleva ruffianare, capito? Ha visto che sei il signore con bel cappotto. Tu a Roma devi dare retta a me, sempre. Dare retta a me non ti sbaglio. Sì, ho capito. È lontano il ristorante. Sono due passi. La valigia grande è dove sta? Nel baule. Allora piala, sennò quando torni ce ne trovi due. Ma, dottore, cosa sta facendo? Ho levato lo spinteroggio. E perché? Si nota la ruba. Ma c'è già l'antifurto. Gli frega cazzi i lati dell'antifurto. Dammi la valigetta. No, 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 questa la porto io. Allora dammi questa. Questa. Ti piace la cucina romana? Ma io mangio di tutto, non ho preferenze. Ciao, Quinto, no, finalmente mi vedete. Bene. Bene. Oh, bene. Di salute, bene, ragazzi. Guardi. Ciao, mamma. Ti presento l'amico mio di Milano. Capocciotto, lieto. Morto lieto. Bingo. Colorato. Pancotto. Piacere. E Gnappetta. Ciao. Tutto lieto. Tutti i medici? Tutti i primari, so. Eh? Io gli ho valigie, metta gli apposta. Ci prova, eh. Ah, Capocciù, ci prova, eh. Questo è l'amico mio. La valigia adesso mi fa, capito? Bello, Capocciù. No. Ah. Bene, bene. Allora. Ah. Vedi la valigetta, gliela metto a posto io. È un buono. Ma che c'hai detto qua la valigetta, si può sapere? Oh, delle carte geografiche della Svizzera romanda. Con delle pubblicazioni a colori sugli usi e costumi delle popolazioni locali. Ha capito, Capocciù? Non tempi c'è e fatti i cazzi tuoi. Ma io non ho detto niente. Ciao, Aguinto, che... sono 18 mesi che non ti avevo. No, dove stiamo? Sono fatti 24. Eri marina? Sì, era medico del bordo lui. Che c'è da mangiare? Allora, cerchi di farmi fare bella figura che questo è da Milano, eh? Ci sono gli spaghetti alla puttanesca, i bucatini alla zozzona e i rigatoni alla caghe de sutto. Per me è un panino al prosciutto. Non ti offende perché questo viene al settentrione. A me fammi un bel piatto di tutte e tre che c'ho una fame che ti regalo. A me mi porti una bella trippa gagliarda. Famo sto brindisi, si va. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Salute. Lo sai che i frati sul fondo del bicchiere ci tenevano dipinto Sant'Antonio? Così ogni volta che bevevano dicevano, santo mio, fa che te veda. E svuotavano del bicchiere. Ma che tu facevi, eh? Ma vai che sì, sì, non vediate tu, no, prega tutto, no. Ma fa mangiare, non vi mangiate tutti, eh. Io una volta per scommessa mi sono mangiato 15 scodelli. Ma vedi, sono stato tutta la notte a cantare Barbiere di Siviglia. Ecco del bicchiere, basta capia. La Madonna! Ah, qui, ma che ho fatto? L'avevo avvisato, non ce l'ho. Ce li ho fatti i fanghi, ho fatto. Mi sento un po' in disordine. Aiuto io, eh. Yeah. Mamma mia. Sì, porta la ricovero, eh. Oh, che schifo. A voi a cacciare il sapore dell'là. No, ma c'è sta la scatola dell'Ader, detersivo. Sì, ci aspetto l'andesina al bagno, andiamo. Ammazza, che bella valigia. Gagliarda. Vota valerà due piotte. È pure di più. Ecco fatto. Si è fatto, sono tutto bagnato. Ah, aspetta, scusa, Ma cosa fai? Mi asciuga con la carta igienica. E certo, con qua la faccia che c'è solo con la carta igienica. Sì, faccio lo spiritoso. Ho freddo, qui va a finire che mi prendo la polmonite. Ah, è nervosì, Ammazza. Vedrà che me la prendo la polmonite. Avanti, non ti preoccupare. Adesso devo aprire con questo. Sono i colori del Milan, sei contento? Sì, Milan. Il conto chi lo paga? Se non vi offendete offro io. Beh, si offre lui, io me ne vado. Ho perso il portafoglio. Capocciù. E il signor Colombo qua ha perso il portafoglio. Guarda un po' se ti fosse cascato in qualche tasca. Ui, di tante volte uno è distratto. Sì, beh. Ah, sì, è il mio. Te vengono sti lapis. Sarà stato chi? Un lapis. Capocciù, mette dal culo sto lapis. Quant'è? Ma fa male romana, va? Sì, c'è ragione, fa male romana, va? Sì, 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 sì
Ma se ne sono andati? Quinto. Hanno fatto la romana. Ciao, ragazzi. Ciao. 90.000. Qua si spende poco. Grazie. Mo, dopo la bella magnata, sai che c'è? Una bella dormita. No, una bella scopata. Prego? Una bella fregata, una bella strombazzata. Beh, veramente, io non ho mangiato, però se c'è da scopare vado in albergo a cambiare. Albergo, poi ti porto un posto che te ci faccio fare indigestione. Oh, no. La macchina c'è, ma mi sembra che manchi qualche cosa. Ah, questo non me lo doveva fare, questo non me lo doveva fare, non me lo doveva fare. Dovevamo portare via anche le gomme. No, questo è il caprone, non me lo doveva fare, capito? Non me lo doveva fare. Ha capito, caprone, questo non me lo dovevi fare, ha capito, rimortacci tua! Beh, si calmi, domani ricomperiamo le ruote. Ma che mi calmo, caprone! Caprone! Che famo, eh? Poi che te ne vede fratelli e ci faccio i festoni per la festa di noi altri, eh, capro? Allora, che famo? Vengo io o vengo in erota, capro? Ecco, l'hai visto? Come all'Urte. Proprio come all'Urte. Salve. Ho la valigia nel baule. Bene, signore. Ecco, grazie. Ah, prego. Io vado su a cambiarmi. E io faccio la telefonata. Ci vediamo tra poco. Sì, va bene. Posso fare la telefonata? Sto col signor Colombo. Prego. Questa è la camera da letto. Ah, non è un aeroporto? No, no. Tenga. Grazie tante, serve altro? No, grazie. Lena! Chi è? So Quinto. Ermonessa, sì. So Quinto, amore. Ciao, amore mio, come stai? Sono stato ospite da regina. Ma quale regina? Regina Celi. Ah, è stata al gabbio? Al gabbio, sì. E com'è stato? È stato con lo stronzo di coso lì, il pirata, il maresciallo Girardi. Ah, t'ha fregato proprio lui? M'ha fregato, sì. Dimmi, che poi? Senti, lei, senti, io sto qua a albergo e sto con coso, come si chiama? Un milanese che è pieno come nuova, capito? E se va a sfogarci, a prezzo. Mi dai il 448. Come stai a fregnere, eh? Come stai a fregne? Bene, bene. Vabbè, chiama a mollo che mo arriviamo, capito? Benissimo, ok, ciao lei, ciao. Scusi, signore, si controlli, siamo in un albergo qui. E mica ho detto a te di mettere la fregna a mollo. Andiamo? Vedi questo. Ammazza quanta chitti, sei gagliardo. Come mai ti sei messo in scuro? Ma hai detto che andiamo a Troia. Ma certo che andiamo a Troia. Sera. Ma davvero non c'eri mai stato a Roma? Questa è la prima volta. No, c'ero già stato un'altra volta con i miei genitori. Loro erano in viaggio di nozze. All'andata ero con mio padre, al ritorno con mia madre. E allora, vogliamo andare su a divertirci? Non so chi scegliere, mi piacete tutte e tre. Ma allora veniamo tutte e tre. Ce la fai coi soldi, no? Coi soldi sì, magari col trapano, non so. Non ti preoccupare, che ci pensiamo noi. Una volta, con una ragazza di Pinerolo che cantava in un complesso siderurgico, ne ho fatte 8 in 7 minuti e lei non si è accorta di niente. Ma con noi avrai tutto il tempo che vorrai. Ma chi ci sta dentro sta valigia? Non la vuoi lasciare qui? No. C'è dentro il nuovo progetto del porto del signor Lavazza, compreso di banchine galleggianti verdi e di un'idrovora gialla costruita con le sue proprie mani. Che divertente! Però... E le nocce tua un bacetto lo potresti anche dare, capito? Vabbè, Ale, il bacetto non te l'ho dato, ma ti ho portato uno piano come nuovo che si sta a fare la tripla. Sei tu che mi dovresti dare qualcosa a me, no? Ma io te do tutto, monnezza mio. Lo sai che a me mi dice sempre il cuore. Che ti metti a cantare? E non parla, amico dell'amore.
della sincerità, ma quando tu mi guardi... Ale, ma te vuoi calmare? Mi sembri matta, scusa, io ho paura, no? Poi vatti a specchiare, sembri Renato Zero vestito da uomo. Ma perché mi tratti così? Vedi questa, si mette a cantare. Quando te vedo lo sai che vado tutta a fuoco. E chiami i pompieri. Ale, che te posso dire? Che te posso fare? Ma non sto a scherzare, amore. Vieni a letto con me. Ale, sono 18 mesi che ho surgelato per mia moglie. Almeno il piacere che me lo scongeli io lo devo dare, no? Signora? Sì? E signora Lena, lui deve uscire. Su, vieni. C'è una persona che non ti può vedere. Non me lo vedi? Che io... Non può essere vista da nessuno. Vai, vai. Vai. Venga, onorevole. Arrivederci, onorevole, grazie. Ciao, cara. Grazie, onorevole. Tornerà domani. Vedremo. Telefonerò. Venga, venga, l'accompagno, onorevole. Buonasera, onorevole. Di nuovo. Ale, chi è quello? È un pezzo grosso, un sottosegretario, non so di quale ministero. Gli ho dato un appartamentino personale e in più le fornisco le ragazze gratis, capito? Che cazzo devo fare? Mi fa stare tranquilla con la polizia. Sai, è un'organizzazione che si chiama Ascensione e Purezza. È una persona bicotta. È un gran fiore della mia notte. Avrà! Abbracco! Cosa c'è? Io devo andare a casa, hai detto che mi accompagnavi. Aspetta. Due l'ho già ridotto in groviera, adesso sistemo la brasiliana e poi vengo. Aspetta, eh. Aspetta. Aspetta, aspetta. Io abito qua. Ciao e grazie. Ciao, Ciao. Ma è un giardinetto? Sì. Con i fiori? No, manco uno. Posso vedere? Vieni. Che ti piacciono i giardinetti? Io vado pazzo per i fiori, li coltivo. Ma qui è tutto male, ma che roba, è tutto secco. Ma che vuoi, i ragazzini qua ci giocano, ci pisciano, ci cagano, capito? Ma con cibo umano fa bene. Ma sai quanto lo pago io quello di cavallo a quintale? Quanto? 30.000 lire. Allora, se è così ci vengo io a cagare a casa tua, con tutta la famiglia. Ciao, Ciao, grazie, arrivederci. Vuoi trabevere la cosa a casa mia? Ma no, è troppo tardi. Ma vedi, mia moglie sveglia, scusa. Ma non vorrei disturbare. Ma no, non disturbi, con me non rompi cazzo, ma qua amici è gentile, via, via. Beh, grazie, Entra, fra. Ma che te sei impazzita? Guarda che ha colpito un amico mio. Ma quale amico? Franco! Fra! Ma che ti ha fatto male? No, un po' di nostalgia. Ma era te che volevo colpire, capito? Mi sono lavata, truccata, cosata, e te presenti dopo 18 mesi di gabbia e te di latte? E c'avevo da fare, con sto amico mio! Ma chi è sto stronzo qua? Ma quale stronzo? Questo è l'industriale del nord, capito? E fabbrica la carne a scatola, mica cazzi! Franco, Colombo, Franco, Ines e Stefanucci in Ceciuri, mia moglie. Molto lieto. E dai la mano, no? Incantato, signore. Ha capito? Te bacio pure la mano, te bacio. E falla accomodare, no? Falla, signora! Te scopri subito per quello che ma sei. State... Frucida che sei altro. Quella si rompe. Sì, guarda, dammi la valigia. No, no, la valigia no, mi alzo da solo. Vabbè, vai a chiudere la porta, che no? Tira su. Metta a sedere qua. Ti posso offrire qualcosa? Posso avere un frullato di Optalidon? E che è un frullato d'Optalidon? Ma quale frullato d'Optalidon? Un bel cognacchino forte ci vuole. Dammi retta, va più al bicchiere, vabbè, a cori, tu, dai. Carina tua moglie, dove l'hai conosciuta? Una volta sul 93, l'autobus che va giù a Garbatella, no? Stavo lì e mi sento da sta. Mi giro. Sta via della mignotta mi stava a fregare il portafoglio. Gli ho dato due pizze. Questa s'è alzata e mi sono scopato. Tutto sulla 93? E perché no? Vanno a prendere quelle strade della Garbatella che sono piene di buche e fa come manzebatti. Ci devi provare. Matrimonio d'amore? Eh beh, sì. A Ponte Milvio c'era un brigadiere. Ah, un c'è. Una mignotta sei ritornato. Era sempre, no? È una tantum. Questo è mio nonno, Colombo Franco. Molto lieto. E di nome? Domenico. Detti Archiaviga. Gagliardo mio nonno, eh. A Ponte Milvio, dopo mezzanotte,
sotto un lampione c'è sta una vecchietta con i capelli bianchi, è piccoletta, e vende mosciarelle e mele cotte. Ma no, non vedeli coglioni! Non me la fanno mai finita! Non me la fanno mai finita! Qui c'è sta un cazzo, ma quale cognacchino? C'è sta solo un bicchierino di brodo d'ossa di ieri, perché dovete da sapere che è il padrone di casa, ce lascia tutto a stecchino. Ma non sta fa femminista, va a lavorare, invece di essere un per cazzo! Invece le fa dentro fuori dal cazzo! Ma di che parli? Mamma! Mamma! Ha capito? A Ponte Milvio c'è stava una ragazza. Ma scusi, qui a Roma abitano tutti a Ponte Milvio. Ma non rompete il cazzo con ste poesie, nonne. E lascio recita, fallo recita. Mi nonno va recita, può scureggiare quanto gli pare, perché sto io che vado a mangiare. No, ma la volete piantare? Ma non avete fame. Ma vedi questo. Signor Colombo. Ma falla finita, va. Buonasera, signorina. Non l'avevo vista. Come sta, bene? Grazie. Sa, questa è una famiglia un po' turbolenta. Beh, sono simpatici. Mi dispiace di non essere... Beh, che tasti? Sei dimagrita? Ho fatto dieta dei punti. Dammi un guscio da qua. Ma se si ferma a Roma, non mancherà occasione. E che è sto vestito? Ho comprato per te, perché non ti piace? Fa schifo, fa. Ma vaffanculo, fa schifo te! Che modi! Mi è venuto in mente qualcosa. Scusi, sa, scusi. Venga, venga con me, che le bagno la testa. Venga. Eppure mi sembrava mi fosse venuto in mente qualcosa. Ma che razza di gente! Non vedi quanto deludi. Che segreto. Pensa a me. Sono 18 mesi che dormo col chiappetto. Stanotte ti faccio strillare viva l'Italia. E beh, allora andiamo a letto, no? Aspetta che se ne va, amico mio. Ammazzalo quanto è bella, che ti sei inchiappettata. No, è de coso là, di... del milanese. Che cazzo ci avrà qua dentro che sale sempre stretto? Aprimo, la vediamo che c'è. Ma qua ci stanno i numeri e lotta, nonno, non lo vedi, Guarda. Sì, io da giovane ci riuscivo. Mo ci proviamo, Sa, mi dispiace di quello che è successo. Adesso si sente meglio? Sì, mi sento più in ordine, Ah, vedi che figo, sembri già un'altra volta. Perché non si ferma a bere un liquorino? Ma grazie. Quale liquorino? Anina, sono le 4 di notte e io c'ho da fare. Ma fateli i cazzi tu. Ma è proprio i cazzi mia che me voglio fare, e mica me li fai fare. Ma io ho perso che la notte, ma che te voglio offrire? Che te voglio offrire? Qui non c'è neanche la notte. Ma i mortacci vostri, ma volete sta lunghi che questo poi torna a Milano e parla male di romani. Ma questo diploma, ma per diploma dice pulisce la culo. Quando metti in moto, mi raccomando, fa piano che si sveglia il vicinato. Come? Quando metti in moto, devi fa piano. Che si sveglia avvicinato! Sì, sì. Ma io me ne vado, hai capito, da sta casa da cartone, ve la lascio morire fatta. Vai, 100 milioni. Pronto? Pronto, Franco, ma che fai? Ancora dormi? Avvocato! Ma sei ancora lì? Ma non hai messo la sveglia ieri sera? Sì, perché ieri sera ho fatto tardi, siccome ho fatto 3 ciulate, fra i quali una mulatta. Come? Fra i quali una mulatta. Ma cosa che entra la mulatta adesso? Guarda che tu sei a Roma per una missione importante. Sì, certo. L'onorevole Ventimiglia è una persona precisa. È un cronometro. Un pignolo. Quello va oggi in ufficio che sabato per incontrarsi apposta con te. Sì, lo so, avvocato. Devi essere al ministero alle 10 precise. Sì, ma mi hanno detto che per arrivare al ministero ci si impiega un quarto d'ora. E che ore sono adesso? Adesso? Sono le 7.35. Va bene, allora vado subito, Sbrigati. Sì, arrivederci. Dove va? Buongiorno, l'onorevole Ventimiglia. Non si può. Ma come? È una cosa importante. Ho un appuntamento. Le ho detto che non si può. Mi faccia vedere le mani. Perché, scusi? Mi faccia vedere le mani. Ha visto? Le mani non sono unte. Onorevole Tarantino. Primo piano, si accomodi. Ho capito, bisogna ungere. Beh, che cosa vuole? Ecco, tenga, 100.000.
Terzo piano, seconda porta a sinistra, si accomodi. Grazie. Guardi che l'ascensore non funziona. Ah, capito. Venga. Adesso si può accomodare. Dottor Martinelli. S'accomodi, prego. Stesso ufficio. Secondo piano. Infatti, credo che con l'affare del metano guadagneremo 150-200 miliardi. Ma che dici? Sono molti, molti di più. Ma quasi, succede uno scandalo. Sono guai per tutti. Certo che... La prego, ci dia una mano anche lei. Su. Ma io non c'entro niente, lo giuro. Dicono tutti così, ma non si faccia scrupoli, accetti. Prenda, coraggio. Prenda. Su. Così. Prenda. Bravo. E questi sono 10 milioni in contanti per l'esclusiva dei gabinetti pubblici a Villa Celimontana. Siamo d'accordo? Stia tranquilla. Ehi, senta. Scusi. Ecco, 100.000. Grazie, vado. Sono abituato. Messo. Beh, e allora com'è andata? La pratica l'ha firmata, ma guarda come mi ha ridotto qua. Andiamo. L'onorevole Ventimiglia, per piacere. Non c'è. Vada pure, è dentro. Grazie. Venga avanti. Venga pure. Buongiorno. Si accomodi. Lei è il signor Franco Colombo, vero? Esatto, eccellenza. Oh, eccellenza, quale eccellenza? Io sono un amico, un buon amico della ditta Colombo. Con suo zio poi, il povero commendator Fortunato Colombo, che è uomo... Un uomo di primissimo ordine. Ci conoscevamo da 20 anni, sa. Abbiamo fatto insieme la campagna in Sicilia. Lo sbarco dei 1000? Dei 1000? Ma no, la campagna elettorale. Ah, onorevole, sono pronto. Sì, lei vada pure. Troverà la persona a Lugano. Ah, mi raccomando, se sentirà dei forti dolori alle gambe, degli spari, non ci faccia caso, lei continui pure per la sua strada. Soprattutto non faccia nomi. Vada. E allora? E allora io sarei venuto per quella licenza di esportazione, sa, per la Bolivia, il Perù, la Colombia. So tutto. E allora? E allora dovremmo esportare della carne, appunto, in Perù, in Colombia. Ma sì, ho capito, so tutto. Sì. E allora? Sì. E allora i documenti sono pronti. Ma è tutto fatto, tutto a posto. Manca soltanto la mia firma, dopo che lei naturalmente avrà espletato quella piccola formalità. Ah, questa è la formalità. 100 milioni in biglietti da 10.000 usati, come dagli accordi. Non dica niente, per piacere. Sì. No, se vuoi controllare... Controllare? Ma come? Fra due persone come noi? Ma noi siamo due persone oneste. Siccome il vuoto sarebbe a rendere... La combinazione della serratura è 474, il giorno della mia nascita. 474. Beh, che significa questo? Che scherzo è questo? Che cosa dovrei farci io di tutta questa carta igienica? Pulirmi il sedere fino a tutto il 1998? Quei soldi c'erano, li ho contati io. Se ne vada, Colombo. Se ne vada e ringrazi Dio che tutta questa storia deve restare segreta. Altrimenti io la farei arrestare, ha capito? Vada via! Le chiedo scusa. Vada via! E le auguro di fallire lei e la sua ditta di carne in scatola di merda. D'accordo, presenterò. Comunque le assicuro che lei i soldi li avrà. Vada via, Colombo! È il ladro che sta al gabbio, fa il marpioni, piagne, giura che più non lo farà. Ma appena che ha sortito da prigione, dice a se stesso, e mando varro. Fermi tutti, ho circondato la casa, dov'è il delinquente? Oh, ma quale delinquente? Non fate i furbi a difendere Quinto, altrimenti ci andrete di mezzo anche voi. Ma che è successo? Ah, che cosa è successo? Va bene, allora spieghiamo che cosa è successo. In questa valigia, fino a poche ore fa, c'erano 100 milioni di lire in contanti che io avevo con me per ragioni di lavoro. Ora invece... Oh, non vedi quanto è rincarata la carta igienica! Certo che non è caso di fare gli spiritosi perché sono disposto a tutto. Oh, ma che c'entra Quinto? Stranamente, da quando sono arrivato a Roma, Quinto non mi ha mollato per un secondo. Avanti, dov'è il farabutto? È già fuggito all'estero, a spassarsela con mio denaro. Dov'è? Albania, Romania, Cecoslovacchia? Ma Quinto sta giù al bar. Voi rimanete qui, tu vieni con me. Allora, dov'è sto bar? È quello laggiù. Bene, tu stai alla larga, eh?
Anne, lì al bar del sorvelanza c'è sta amico tuo milanese, lo sta a spaccare tutto, c'è pure tua sorella. Allora, dove sei? E ricordatevi che questo è soltanto l'inizio, eh? Vuoi saltare fuori, sì o no? Franco, ma che te sei ammattito? Guarda che ha combinato. Ti sei fatto vivo, eh? Professore in furti e rapine, sempre dentro e fuori dal gabbio. Ma che dici a me? Sì, a te, ladrone, figlio di una mignotta, li mortacci tua. Ma non te devi incazzare, oh, che qua so io che mi devo incazzare, che non mi incazzo mai, ma quando mi incazzo, cazzo si mi incazzo, cazzo. Però pure te quando ti incazzi, cazzo si ti incazzi, ma devi dire che cazzo vuoi da me. Sai dove te lo metto questo se non saltano fuori 100 milioni? T'ho butto sotto la coda! Dai, ecco, così infatti. Cosa stavamo dicendo? Ma dormendo ha detto qualcosa con gli ciap, ma che so sti ciap? Ah, so i biscotti per i cani. Ma no, i ciap. Sono le chiappe milanesi. Ah no, ma se li dirà questo qua? Dovete da sapere che la padella si è data in testa molto molto forte, può provocare emigrania, cagarella e qualche volta te può dare la morte. Oddio, c'è il sugo sul fuoco! Andiamo, non è, dai, andiamo. Certo che si attacca sempre. Ehi. Beh, come va? Gli fa ancora male la testa? Dov'è l'aereo? Ma quale aereo? È l'aereo che mi è caduto in testa. Ma no, è stato il barista che gli ha dato una padellata sulla testa, dopo che lei gli ha mezzo demolito il locale. Ah sì, adesso ricordo. Ero incazzatissimo, veramente incazzato, ma veramente, C'è un telefono che chiama la polizia? Ma no, stia calmo adesso. E poi guardi che la polizia la voleva chiamare il padrone del bar. È stato Quinto a dire di starsene buono. Ma lo sai che gli ha fatto dei danni per qualche milione? Sì, milioni. I miei milioni, dove sono? Mio fratello non ce l'ha, ma ha dato la sua parola. E io dovrei credere alla parola d'onore di un galeotto? Ieri sera, quando lei mi ha accompagnato in bagno, dopo la scopata della signora Ines, scopata intesa in senso traumatologico, io ho dimenticato la valigetta in cucina. Ed è stato lì che loro hanno sostituito i soldi con la carta igienica. E dove li prendevano tutti quei rotoli di carta igienica se in bagno c'eravamo noi? Eh già, è vero. E quindi le prove cadono... E l'indagine assume un nuovo iter. Dunque, io sono nato nel 1900... Ma a noi chi ci garantisce che lei c'aveva davvero quei 100 milioni nella valigetta? Guardi, che io non sono venuto a Roma per divertirmi. Io ho dovuto abbandonare tutti i miei fiori. E la mia azienda con 500 impiegati, 500 famiglie sulla coscienza. E adesso telefono alla polizia. E chi gli dice che la polizia crederà che lei c'aveva tutto quel denaro? Quinto invece ci crede. Però siccome è in libertà provvisoria, lui non vorrebbe aver che fare con la polizia. Insomma, gli chiede di aspettare soltanto 24 ore. In questo momento si sta già dando da fa per recuperare il suo denaro, lo sa. Anzi, ha preso la sua macchina. Ma ce l'ha la patente? Ce n'ha tre. 24 ore in questo, chiamiamolo pure frangente, per me sono una vita. Beh, però se lei vuole potrebbe restare qui e io potrei anche farle compagnia. Beh, mi fa piacere. Mi fa veramente piacere. Ma veramente? Così non ne sapete niente, eh? Oh, noi amici tuoi siamo sempre rispettati. E chi lo sapeva poi che quello si portava appresso una valigetta con 100 milioni dentro? Allora è stato Gnappetta. E Gnappetta? Noi quando siamo usciti dalla trattoria sono subito bevuto. Insomma, a trattoria c'eri te, c'era Gnappetta. Allora è stato quello stronzo di Capuscioli. Beh. Ha capito che fio della mignotta? Guarda, io vado a casa sua, Se per caso venisse qua tratterete lo vattore. Oh! Che cavolo ha fatto il colpo da 100 milioni? Troppo, saremo da scappellare! Ma chi è te lo scappellare? Per milanese è l'amico mio, quei soldi dovevano essere toccati! Casomai mi piavo io, capito? È già passato un'ora, il suo fratello? Beh, gli dia tempo, no? Che bella cravatta che c'ha. Dica la verità, chi gliel'ha regalata? Cesare Papi, suo mio amico di Como, le fabbrica lui. Sai, io ci verrei molto volentieri a lavorare al nord. C'ho il diploma di stenodattilografo. A Roma non si può più lavorare. C'è sempre il principale, il capo ufficio che cominciano a toccare. Palpeggia di qua, palpeggia di là. E io non lo sopporto. Scommetto che da voi è diverso. Vede, se non fosse successo questo maledetto affare, l'avrei assunta io come dattilografa. E così avremmo potuto... Andiamo di là? Ma che sta a dire? Guardi che ho torto il golfo soltanto perché c'avevo caldo. Allora anche da voi è la stessa cosa, eh? Beh, insomma, cambia il clima. Non ci si toglie il golfo.
vedo nel tuo destino, presente e futuro, che c'è dietro la porta un uomo bruno e la tua anima gemella. Davvero? Sei la mia anima gemella? No, sono l'anima dei mortacci tua. Ma Armi, non vedi che sto inconcentrato? Armi, guarda bene nella palla e dimmi dove sta tuo marito. Non lo saci. Guarda bene nella palla, Armi, sennò che cazzo te indovina sei? A me ne mi lasci guadagnare la pena. Quindi, vuoi sapere la verità? Il capocciono si è messo un gessato a rigo scuro, un capello nuovo, un capotto, la valigia e mezz'ora fa zitto che andava all'aeroporto. All'aeroporto, eh? Armi, se tuo marito ha fatto quello che penso io, gli tagli la testa e non vedi più, ha capito? Oh. Per quale motivo? Che ha fatto? Tu lo sai, Armi, dai, lo sai, va ma brava. Ma come? Se te lo dico io, che sono una par psicologica. Tu sei una paragula, Armi. Oh, beh, ma che fa? Se ne va adesso che la palla ha detto che lei è la mia anima gemella. Ma i miei hanno detto che non è vero, mi dispiace. Sentite, io qui cerco. Ho capito, l'anima gemella, è là dentro. È arrivata in motocicletta, c'è la capoccia così, corri che te sta aspettando. Ah, grazie. A prendermi per l'orecchio. Ah, te incassa. Io ho doppiato per orecchio, mi ha doppiato per culo, sa. È perché de spalle tu somi un altro stronzo che conosco io. Vuol dire che ti ho sbagliato stronzo. Ma ci cerchia? Ciao, Monni, come stai? Mi fa piacere di vederti, come stai? Ebbene, sto a cercare Capuccione. Capuccione ho visto che sono fatti da conciliazione, ma oggi sta dal papa. Dal papa? Che mi stacchi l'orecchio. Te stacco pure i quattro dita d'ogni mano, così dopo te ne vai a rubare coi tuoi pollici, hai capito? Ma perché? Che ho fatto? Ieri sera te sei fregato qua a borsa di qua, amico mio, quel milanese, che c'era 100 milioni dentro. 100 milioni? Tiri fuori. Ma te pare se c'avevo 100 milioni stavo rubando un portafogli qui a San Pietro ai pellegrini? Ma che dici? Ah, c'ha ragione, capisci? Ti ha detto 100 milioni? 100 milioni. Erano dentro la borsa? 100 milioni dentro la borsa. 100 milioni veri? È veri, sì. Quant'erano? 100 milioni, oh. 100 milioni. Hai capito, capoccio? Quant'erano? 100 milioni. 100 milioni. Mamma mia, che fio stronzo che ha fatto. Oddio. Senta, ma perché non mangia una cosa qui con noi? E già, mangiamo, facciamo un bel pranzo. Tanto qui abbiamo vinto il Totocalcio. Sono passate 7 ore e Quinto ancora non è tornato. Beh. Questa storia finirà in un grandissimo casino. Io la pagherò più di tutti, ma anche voi vi assicuro passerete dei bruttissimi momenti. E lui?
Quinto. Ciao. Ciao, Filippo. Ciao, amore. Ho saputo che è ritornato Quinto, sono venuto a festeggiare. Ciao, no? Che ci ha portato a bere? Ma lei chi è, scusi? Sono il cognato di Quinto. Cognata? Ah, oh, cognata, ma che sta a guardare il capello? Ma guarda questo. Ah, oh, è mio fratello, c'è qualche cosa che non va? No, no, però non mi venga a dire che lavora al Ministero dei Trasporti. Comunque, se va bene per voi. Shh, deve seguire. Cucù! Ah, Filippo! Amore, bello di mamma tua! Come stai? Ah, vedi, oh, chi ha fregata questa? E niente, una cosetta, mi ha regalato l'americano. Ma va. Oi, e allora? Allora che? Io non ho trovato niente. Ho girato tutta Roma e non ho trovato niente. Ma guarda che io adesso chiamo la polizia, eh? E chiama chi cazzo te pare, io mica sono la squadra antifurto. A Ponte Miglio, insieme agli papponi, ci stanno i travestiti e le puttane. Ah no, ancora con le puttane ce l'hai. Che cazzo ce l'hai con le puttane? No, ma quale puttane? A proposito delle puttane, quando tu sei andato dalla signora Lena, mica scopati la valigetta, no? Durante la prima e la seconda, certamente. E la terza? Non lo so, perché sono svenuto. Sei svenuto, non ti ricordi? Allora che cazzo do domani a fa? Dove stanno i sordi? L'hanno fregato in là i sordi. E hanno fatto bene, così vi imparate a andare con le puttane, vabbè. Che poi soltavi con me, io regalavo pure qualche cosa. Quello è il vestito mio. Andrai di mezzo tu, A me mi ha regalato lei. E perché? Beh, ve lo straccetto, che non posso fare caro. Ma sta bene, mi devo pure andare, capito? E certo che me ne vado, perché io mi sono stufata di questa famiglia dei trucidi, dei travestiti, dei ladri, hai capito? Ma se me ne vado io qui, voi non mangiate più, perché chi lavora sono solo io. Ma se ti vede venuto, sempre lui che porta più a casa. Sta zitto e maglia, che da giovane lo piavi nel culo pure tu. E tu cattura, io da te me ne frego, perché io lo so, me li guadagno pure senza te. Oh, dove vai, oh, via qua. Perché hai bisogno entrare di sorpresa, tipo blitz. E come facciamo? Come famo? Come testa di cuoio, mica come testa di cazzo, vieni. Sta a sentire. Noi andiamo su un terrazza, là sì. C'è sta la porticina, poi c'è la scalettina sì. E noi entriamo da una finestrella che dà dentro una cucinetta, capito? Poi andiamo a prendere i soldi o da Biancaneve i sette nani? Va bene, signora, non si preoccupi, ci penso io. Cerchi di non farsi sentire da mia madre, ci vadi dopo la mezzanotte. Lei ha il sonno duro, capito? Entri nel giardino dal cancelletto, a destra trova gli attrezzi del giardiniere. Faccia un buco molto profondo sotto l'albero del fico, capito? Sì, va bene, ho capito, stia tranquilla. Fermi tutti, nessuno esca dalla casa chiusa. Ma che volete? I sordi, ecco che volevo. Ma quali sordi? Questi sordi. Andiamo. Prima controlla, guarda se ci sono tutti. Qui c'è un gatto morto. Il gatto è mio? Venga, Giacinto, sì. Lo porti via. La richiamo stasera. Stia tranquilla, signora. Mi spiace, signora, ma com'è successo? Ieri sera gli ho dato da mangiare la carne colombo. Carne colombo? Ma non è quella che fabbrichi te? Vabbè, ma questi sono particolari che non ci riguardano. Ma riguardano lei, è morto il gatto, scusa. E i soldi? Ecco, i soldi. Ma di quale soldi parlate? Ma lei tu a me per culo me ce pigli, eh? A lui sì, ma a me no, eh? Questo è vero. I soldi che c'era lui nella valigetta quando è venuto a scopare ieri sera qua. Ma di quale tardi stato a parlare? Qui se non saltano fuori i soldi, io faccio un casino. Ah, fra, scusa, ma qua nel casino già ci stiamo. Come fai? Vabbè, insomma, rilevo il casino. E invece cerchiamo di ritrovare i soldi, no? Tu cerca di là, io vado di qua. Ma dannate, che c'ho due clienti importanti, ma me volete proprio rovinare voi? Ma scusa, non lo vedi che sto con un cliente? Non si faccia delle idee strane, stavamo solo conversando. La cosa non mi interessa, fuori i soldi. Quali soldi? Ieri, quando abbiamo fatto quella cosa a quattro lì... Wimbledon, sono spariti 100 milioni. 100 milioni? Ma dove? Li avevo nella mia valigetta rossa. Nella valigetta rossa? Ma se te la portavi sempre dietro. Anzi, un impiccio. Perché non vai a chiedere alla mia amica brasiliana? Eh? Vai a chiedere alla brasiliana, vai. Lo so io dove devo andare. Come mai non si esce di qua? Non lo vedi che è un armadio? Questo è proprio un casino, neanche le porte sono al loro posto. Dove stanno i soldi? Dove stanno i soldi? Quinto, ma che sta a fare? Dammi ci ho messo due ore a prepararlo a questo. Tu sei arrivato e mi ha rovinato tutto. Dove stanno i soldi? Ma quali soldi? Quelli che c'aveva amico mio dentro la valigetta. Ah, oh, quello quando è stato con me, la valigetta, non l'ha lasciata manco venati. Ma io gliel'ho pure detto.
Buciarda, buciarda, massa quanto sei buciarda. Buciarda, vedi che sei buciarda, perché non sei bionda naturale. Ah, ma che facciamo adesso? Mi sa che è meglio che ti racconto una barzelletta. Jair Signa. Sei quello di ieri sera? Sei venuto per me? No, sono venuto per me. Cosa vuoi? Cosa cerchi? Ieri, quando stavamo facendo... Insomma, quando sono svenuto, sono spariti 100 milioni. 100 milioni? Sì, erano nella valigia, quella rossa. Ma sei proprio matto. Io ho guardato dentro della valigetta, non c'era niente, solo la carta igienica. Appunto, ce l'hai messa tu. Io? Ma io sono qui per fare le altre cose. Se vogliamo fare una cosina... Una cosina da 100 milioni, più la camera. Ridi, ridi, che la mamma balla la samba. Adesso vado io a fare un controllo. Mamma mia, Arena, l'uomo per cazzo, no, no, c'è l'onorevole. Monnezza, ma che fai? Molte non puoi sta qua, c'è un cliente. Sta buona, e buona, buona. Non ci sta niente, e vattene. I soldi li devo trovare io. Davide Messi. Ma quali soldi? Non c'è niente, te l'ho detto. Vediamo un po' qua. Gallinella! C'ho le penne sul popò. E questo chi è? Un ladro, un rapinatore o il tuo pappone? Pappone? La Monnezza, ma che stai a fare? La Monnezza è un pezzo di cazzo, questo mi sta a chiamare pappone a me. Ma il pappone te lo faccio mangiare a te, ha capito? Ci sei stato quello che ha rubato i soldi. Lei è un maleducato, ha capito? Non è lecito entrare nella vita privata di una persona che lavora dalla mattina alla sera per concedersi un po' di svago. Ma non ti vergogna? So io che secondo te mi dovrei vergognare, i mortacci tua. Ma guardate un po' lo specchio, guarda. Guarda, guarda quanto sei caruccio, guarda. Tu hai penne però, non te devi mettere qua. Tu te devi mettere qua, te stanno meglio, perché non è che c'hai la fascia come il culo, è che c'ha proprio il culo in faccia. Ha vinto! Perché mi hai combinato? Ma è inutile, i soldi devono uscire da qualche parte. Devono uscire da qualche parte, i soldi! Ma quali soldi? Quinto, ho fatto un sopralluogo in tutti i bagni. Usano solo carta igienica rosa Fiorellini. Quindi la sostituzione non è venuta qui. E quella bianca normale che dovevano... Io c'ho solo questa, me l'ha regalata, un cliente regalerato, e sei quintali. Vabbè, andiamo, va. Andiamo a trovare gente che c'ha il culo meno sofisticato. Via, Fra. Onorevole, onorevole. Ma è una rovina. Ma dico, ti rendi conto di quello che hai fatto, Franco? Ma come hai potuto farti rubare i 100 milioni? Non so, ma poi vai dal sottosegretario e gli dai la carta. Ma che sta incazzando? 100 milioni, Ma questo vuol dire fallimento. Quello non ci aiuterà mai più. Ma che polizia, polizia, non dire cretinate. Abbia almeno il pudore di stare zitto. Che sta a dire? È praticamente riassumendo che sono uno stronzo. Dieta la macchina, la macchina. Ah, senta, avvocato, siccome sono rimasto senza soldi, posso vendere l'automobile? Cuiù! Ha detto cuiù. Che vuol dire? Ciocchino. Allora, avvocato, che politica devo seguire? Senti, torna subito a casa. Sì. Sono veramente avvilito, signore. Ma lei non c'entra, avvocato. So che ha fatto tutto il possibile. Purtroppo non è servito a niente. La distrazione di suo figlio per la ditta Colombo è stato un colpo di grazia. Ma perché ce l'ha mandato? Doveva andarci lei. Quello non pensa che ai fiori. Non ci rimane che una speranza. Quella di poter vendere la ditta prima di essere costretta a dichiarare il fallimento. So io sciocchina, capito? Anzi, io sono stronzo che mi sono fatto fregare 100 milioni davanti all'occhi. Che se l'ambiente si viene a sapere, non mi fanno più entrare manca Regina Ceri per manifesta inferiorità. Dunque, all'aeroporto i soldi c'erano. Poi ho incontrato te. Poi ho guidato l'automobile ma ero abbracciato la valigetta. Poi abbiamo fatto benzina e abbiamo incontrato quello là che tu hai mandato via. Poi siamo andati a prendere tua sorella, poi siamo andati... Quando siamo andati a prendere tua sorella, io mi sono distratto coi fiori e ho dimenticato la valigetta. Che mi ha riportato il suo fidanzato, come si chiama, l'attore americano? Charles Bronson. Ma sai che può essere? Quello è un fio della mignota. Ma sia stato lui lo faccio parlare, non ti preoccupare. Andiamo, dai. Fammi finire il cappuccino. Squali, squali tigre, direttamente dall'oceano, con tutta la loro ferocia. Uno spettacolo continuato, venite, venite a vedere gli squali, squali tigre. Pronto?
Pronto, Silvana? Ho saputo che sei andata via di casa. Oggi non t'ho visto qui a Luna Park, ho pensato che stavi dalla chiromante. Senti, domani noi andiamo via con gli squali. Andiamo a fare una tournée sulla Costa Azzurra. Vuoi venire via con noi? Ma che sei matto? Ma non lo di nemmeno per scherzo. Anzi, guarda, io t'avverto che mio fratello si potrebbe pure credere che io sono scappata di casa per venire a stare con te. Cosa che io non t'offende, ma non ci penso nemmeno. Però, se mio fratello te trova, t'ammazza. Ma non me ne frega niente di tuo fratello, che c'ho paura di lui io. Ciao. Sono i 100 milioni, eh? Ma che ne so io dei 100 milioni? I pesce cani non hanno mangiato. Di quale milione parli? Di quelli che stavano nella valigetta rossa. Ma che ne so io dei 100 milioni? Allora quando decidi di parlare scureggia, io vedo il bollicino, capito? A pozza. C'hai paura, eh? Ci devi pensare prima di rubare. Fammi uscire! Arriva lo squalo dai pinne gialle, ah! Dove se mangia le palle. E dai, eh! Allora? Non ne so niente io! Quando ce ne posta la valigetta, nemmeno la pesca! Fammi uscire! Ah, e questa cane c'è! Giornali, maledizione! Maledetti intellettuali! Andiamo, Quinto, lui non è stato. Qui non c'è neanche la carta igienica, si puliscono con i giornali. Sono istruiti. Vabbè, dammi la mano, tiramolo su. Su. Vieni. Basta col bagno, c'è il brozzo, dai. Forza. Ciao. Cazzo, sarà andato a finirsi, sono. Come? Sto cazzo stanno i soldi! Non ci sono più, pazienza! Ma come? Quale pazienza? E allora? E allora parto, torno a casa! Ma quale torni a casa? Con sto freddo di notte te ne vai in macchina fino a Varese! Non ho i soldi per dormire in albergo, finiti! E via a casa mia, no! C'è stanza mia sorella che se n'è andata! Ah, va bene, ti ringrazio! Come? Ti ringrazio, parto domani! Cara Silvana, hai fatto male andartene di casa. Ma secondo te ci devo tornare in famiglia? Le carte sono un gran casino, dicono che hai sbagliato. Se ritorni, ci sarà una festa. Incontrerai un uomo giovane, biondo, che ti amerà. Cara Silvana, se non mi ascordi, sono cazzi. Perderai anche la moneta, morda moneta. Armida, ma io quella gente non la sopporto più. E lo so, ma ci devi tornare, magari per poco. Altrimenti non sgominerai mai i tuoi nemici, non avrai mai il trionfo. E vabbè. Senti. Ti ci posso accompagnare io, tanto devo uscire. Dunque, ricapitolando, all'aeroporto i soldi c'erano. Li ho visti io. Durante il viaggio in automobile non li ho mollati un momento. Prostitute e ladroni sono scagionati, ma dove cavolo si saranno cacciati?
brutto mascherzone! Ferma, ferma! Tenga le mani a posto e non muova le sedie. Porca miseria, da quando sono entrato in questa casa non faccio altro che prendere botte. Mi sembra di essere diventato uno sparring partner. Ma lei che ci sta a fare dentro al letto mio? Ma è stata lei a dire che non sarebbe più rincasata. Allora suo fratello, gentilmente, mi ha pregato di... E vabbè, adesso esca da lì. Vede, mentre lei prima si stava spogliando, io non ho potuto fare a meno di guardarla. E allora mi sono praticamente irrigidito, ecco. E momentaneamente le mie condizioni fisiche non mi permettono di uscire dalle lenzuola. Ma se vuol sapere che sta dicendo? Va bene, mi scusi. Ecco, vede, mi è già passato, sono calmo, me ne vado. E adesso dove va? Vado di là in cucina a dormire. Ma in cucina c'è dorme il nonno. E allora non so, vado giù in strada, in automobile. Costo freddo. Posso dormire qui sulla poltrona? Ma sì, va, dorma lì. Sa che una volta mio zio ha cercato di ipnotizzarmi? E sul più bello mi sono accorto che non era quella volta lì. Oh, mi dispiace. Sarà stata debolezza. Sta comodo? Ho sentito dire che c'è di meglio. Senta un po', vuoi dormire qui con me? Tanto io di lei mi fido, sa? Eh? Eh sì, lei è un gentiluomo. Eh sì, certo che si può fidare. È certo che sono un gentiluomo. Se vede, io lo so che con lei posso stare tranquilla. Ci mancherebbe altro, può stare tranquilla, sì. Beh, buonanotte. Buonanotte. Le dà fastidio se dormo così? No, no, tanto io mi fido. E così? Sì, sì, c'ho tanta fiducia. Io così sto benissimo. Ah, anch'io. Ma non è che lei alle volte si sta fidando un po' troppo? Oh! Oh! Chissà cosa penserai di me dopo quello che è successo ieri sera. Ma hai proprio deciso di partire? Eh sì, Bisogna che vada, che mi spieghi. Con mia madre, con l'avvocato, con i 500 operai. Poi ho lasciato le mie piante. Ho degli innesti in sospeso. Sai, se va male un innesto, non lo spiegare ai radicali tu. No, mi ho portato il caffè caldo. Grazie. Gli uomini di questo mondo sono gli stessi che chicchi di caffè nel macinino. E giochino bene. Dall'arbitro Menecali nel corso del primo tempo. Ora il Cesena è con 10 uomini, c'è stata anche una sostituzione. È una della squadra romagnola. C'è stata anche una sostituzione. Cosa c'è? A te la valigia non te l'hanno rubata. A te la valigia te l'hanno sostituita. Sostituita? Eh sì. Quando sei andato in albergo vanno andato a cambiare. La valigia l'avrai lasciata un momento da qualche parte, vanno a pisciare, vanno a cagare, no? Ah sì. L'altra sera, prima di andare dalla signora Elena, quando mi sono lavato i denti, l'ho dimenticata in camera. Ecco. Adesso ti racconto una cosa. Quella sera tu sei entrato nella stanza col facchino, vero? Avrai posato sicuramente la valigetta sul tavolino. Poi te sarai spogliato e sarai ido al cesso. E già, l'hai detto te che te sei andato a lavare i denti. Secondo me, mentre tu stavi al cesso, da sotto al letto è uscito qualcuno che stava lì a aspettare. Qualcuno che aveva un'altra valigetta rossa tale e quale, che l'ha posata sul tavolino, si è presa quella con i soldi e se n'è andato. Poi ha preso l'aereo e a mezzanotte già stava a casa. Secondo te, chi può essere stato? Solo uno, che conoscendo la valigetta tua ne poteva lasciare una uguale. Eh già! E chi è? È l'avvocato Randolfi. Ecco, e poi quello lì, quel fio della mignotta, i soldi ce l'ha ancora, perché oggi è domenica e le banche sono chiuse. Dobbiamo andare subito a Varese. Siamo arrivati. Abita qua? No, abita più avanti, ma l'automobile è meglio lasciarla qua.
qui. Eh sì, ma è chiuso, come si fa? Ti preoccupa, qui c'è Cecioni, è il mago dei portoni. Vieni, vedi questo? Questa è la meglio collezione di chiavi di tutta Europa, ma volevano pagare la cifra, capito? Solo che mo c'è un po' di tempo per trovare quella giusta, non è facile. Aspetta, eh. Allora, questa no. Signora, sono l'avvocato Randolfi. Ho dimenticato le chiavi, se vuole essere così gentile da aprirmi. Va bene. Grazie. Ma sei paraculo che sei io. Andiamo, va. Se sbattiamo al cazzo questo. Perché? È blindata, c'è vuol bazooka qua. E l'hai portato? Par de coglioni ho portato. Era meglio portare il bazooka. E adesso come si fa? Sta finestra andò da? Sul cortile. Andiamo a vedere. C'è una finestra. Uè, non fare il pazzo, siamo al terzo piano. A me mi chiamano il diavolo volante, mi chiamano. Uè, sta attento, eh. Quando casca un vaso? E che sarà mai un vaso? Mi raccomando, eh? I tuoi chiavi. Io me ne vado. Non c'è gusto a venire con te, fai tutto facile, vaffanculo. Dai, stai qui. Allora, cazzo. Madre, ma avvio. Su. Salotto con pianoforte, non è qui. Stesso. E allora è qui. Vai. Abba. Au. Guarda un po' vicino. Andiamo.
Ti prego, amore, picchiami. Picchiami su, non avere. Ma così ti faccio male. È la voce dell'avvocato. Ma leggi, mamma, un momento. Dove vai? Porco. Non hai esagerato. Senti, senti. Vacca boia. Vacca boia. Ti avevo detto di picchiarmi, ma tu mi hai dato giù botte della Madonna, oi. Avrà. Avrà. Siamo arrivati. Dove siamo? Siamo qua al ministero. Oh, la benzina aumenta, eh? Ha capito? Il prezzo attuale pare che sarà portato al doppio per l'aumento del dollaro. Ha capito Quinto, la roba qui? Guarda qua. È questo l'onorevole al quale devo portare 100 milioni. L'onorevole Ventimiglia diventerà ministro. Ma io lo conosco, certo che lo conosco, ma ho capito tutto. Avrà. Tu vada all'onorevole, che io devo fare una cosa. Mi raccomando, torna, eh? Te lo prometto. Me lo prometti? Te lo prometto, Avrà, te lo prometto. Sì, prometto le ceccioni, poi giocattoli i coglioni, no? Poi ce siamo, Avrà! Mi raccomando, eh? Guarda che io devo ripartire. Mi scusi, signor Colombo, se l'ho fatto aspettare, ma l'aereo da Ginevra portava il solito ritardo. Non si preoccupi. E allora? Allora sono venuto con la formalità. Questa volta i soldi ci sono, se vuoi controllare. Molto bene. Io credo che sia proprio il caso di controllare. Com'era la sua data di nascita? 474. 474. Permesso. Scusate, eh. Venite, ragazzi, venite. Ciao. Ciao. Morena, lo conosci l'onorevole Coccolicò? Certo che lo conosco, vero onorevole? Certo, certo, la conosco la signora Lena. Si accomodi, signora. Anche loro, signorine, prego. Perché sei venuto con questa delegazione di Troie? Lo sa l'onorevole Più Marculo qua, è vero onorevole? Sì, sì. Allora, che volemo fare? Fammi una bella conferenza stampa o ci ridà la valigetta con quello che c'è dentro? La valigetta con il legittimo contenuto? No, mi deve firmare la pratica. Ma motta la firma, no? Ma certo, Bolivia. 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 Perù. Perù. Colombia. Colombia. Va pure al Paraguay. Metteci al Paraguay. Paraguay? San Marino? No. Allora, al posto di San Marino, metteci Ecuador. Va bene. Ecuador. Ecco. Ecco il signor Colombo, lei. Grazie. No, no, questa... Come no, è d'accordo pure lui, vero? Sì, sì, d'accordo, d'accordo. Buonasera, signorine, buonasera. Arrivederci. 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 Buonasera, signora Lena. La prossima volta che vai dalla signora Lena a fare depravazione del chicchirichì, devi da pagare, capito? Come tutti. Senz'altro. Devi cascia il grano. Senz'altro. Sozzo. Ciao, cari, arrivederci. Arrivederci. Ciao, mamma. Ciao. Io spero arrivederci, grazie a lei. Arrivederci. Ah, mi raccomando, mi sorella, eh? Sì, sì, non preoccuparti, vedrai. Sta tranquillo. E la borsa? Do la mia. Ah, qua. Mi sorella. Sai, Quinto, in fondo mi dispiace per te. Ci pensa, fatte sposare, eh? Ciao. Ah, forza. Che fai, dalla sposa, mi sorella? Adesso non so, le farò fare la mia segretaria, poi vedremo. Ah. Senti, io pensavo, per tutto quello che hai fatto, di regalarti 30 milioni. no, 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 non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste. Beh, in fondo, se io ho recuperato questi soldi è perché tu... Ma no, 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 non hai capito, non esiste. Non so, accetta nemmeno 10. No, né 10, né 5, né 2, né 1. Ma l'hai capito che io li voglio tutti. Ma tutti? Ma non li dovevi dare quel fio della mignotta del sottosegretario? Eh sì. E allora? Sì, forse hai ragione.